appena arrivati in ospedale la domenica sera ci hanno detto che le condizioni di mio padre erano gravissime, infatti rischiava di perdere la vita. E solo che dopo alcuni tattici, alcuni accertamenti, hanno visto che l'emorragia cerebrale causata dai calci e dalle percosse di tutta la testa non aveva intaccato il cervello, ma si era fermata tra il cranio e dalle tattiche hanno visto che c'era avuto un enfisema polmonare, quindi aveva un enfisema all'interno del polmone, subito proprio della respirazione, ha tutte le ossa della faccia fratturate, tant'è che si crede, speriamo di no, che un osso dello zigomo gli sia entrato talmente da più profondità da arrivare a lacerare a recidere il nervo ottico, quindi può darsi perda la vista dall'osso sinistro. E adesso le condizioni stanno migliorando passando il tempo, perché fino a ieri è rimasto al 50% sedato sotto curalo e adesso stanno abbassando le dosi. E